Ben ritrovati in primo piano la crisi della giustizia e l'emergenza del sistema carcerario. Ne parliamo con l'avvocato penalista Dario Vannetiello. Ben ritrovato avvocato, grazie ovviamente per la sua disponibilità. Nei giorni scorsi un detenuto di 37 anni è morto in carcere a Secondigliano a Napoli, era gravemente ammalato. Lei avvocato lo difendeva, oggi ha parlato di una barbarie. Perché rispetto a questa vicenda? Guardi, è un caso, diciamo, che dovrebbe far riflettere un po' tutti. Io non ho difeso Stefano Crescenzi in primo grado, ho accettato l'incarico di difenderlo subito dopo la condanna ad anni 23 di reclusione. Mi resi immediatamente conto delle sue condizioni di salute critiche, tant'è che allorquando i giudici della Corte d'Assise di Roma non decisero immediatamente su una mia richiesta, ebbi la determinazione di fare un esposto al primo presidente del Tribunale di Roma, informandolo sia della gravità delle condizioni cliniche di Crescenzi Stefano, sia diciamo del ritardo dei magistrati nel decidere su una mia richiesta nella quale avevo evidenziato l'urgenza ed anche il rischio di morte improvvisa del mio cliente. Ecco, voi appunto avevate lanciato l'allarme per tempo perché non siete stati creduti e soprattutto si può fare una sorta di parallelo con il caso Cucchi, perché anche questo è un caso che pone molti interrogativi rispetto al funzionamento della giustizia nel nostro paese. Guardi, io l'esposto che ho fatto al primo presidente del tribunale risale addirittura al mese di ottobre dello scorso anno. Questa vicenda, a differenza del caso Cucchi, dove sono coinvolti dei carabinieri, io credo che verranno analizzate le eventuali responsabilità di una serie di categorie di persone. Verranno analizzati sotto la lente di ingrandimento i comportamenti dei sanitari, dei periti, dei magistrati che si sono occupati di questa vicenda. Lei deve pensare che quando i familiari di Crescenzi, che sono tutte persone incensurate, disperati, mi hanno segnalato che lui era passato dallo stato di coma in cui versava già da alcuni mesi ad una situazione ancora più preoccupante, per come le avevano riferito i medici dell'ospedale Don Bosco dove era ricoverato. Io giovedì della scorsa settimana depositai un'istanza alla Corte d'Assise d'Appello segnalando appunto che la sua situazione si era aggravata. Questo è un ragazzo che non solo era in coma, ma addirittura aveva la ventilazione assistita, cioè respirava grazie ad una macchina. Nonostante i medici del Don Bosco, l'ospedale napoletano, avessero segnalato, parole testuali, che era in imminente pericolo di vita, la richiesta di revoca della misura cautelare formulata da me ai giudici per consentire ai familiari di curarlo in una struttura sanitaria che loro ritenevano specializzata per cercare di salvare la vita a questa persona, questa istanza non è stata valutata tempestivamente e quindi giovedì depositata l'ultima e disperata istanza. Sabato mattina ricevo una telefonata in lacrime dei familiari che mi rappresentavano che purtroppo il loro figlio non ce l'aveva fatta. Ecco, i familiari ora che cosa le chiedono, insomma, questa storia a cosa potrebbe portare? Perché sicuramente le condizioni di salute di questo detenuto erano del tutto incompatibili, come appare evidente, con la detenzione. E quindi a questo punto che cosa potrebbe accadere?
Ma guardi, i familiari ovviamente in questo momento sono frastornati dal grosso dolore, però un dolore misto a rabbia. Misto a rabbia perché loro sono stati costretti, loro sono romani, sono stati costretti a rimanere nella città di Napoli, nei pressi dell'ospedale Don Bosco, per circa 3 mesi. Quindi hanno vissuto una situazione particolarissima. Un figlio che era in coma da 3 mesi, si trovavano in una città che non era la loro città, un figlio che non solo era in ospedale in coma con ventilazione assistita, ma era da detenuto nell'ospedale, e quindi non avevano la possibilità di stare vicino al loro figlio, di parlare con il loro figlio, di parlare con i medici. E quindi quando è arrivata la morte, loro sono impazziti letteralmente, e sono fortemente determinati a cercare di capire chi sono i responsabili di questa tristissima storia. Guardi, Stefano Crescenzi non era stato condannato definitivamente per omicidio, aveva avuto una condanna in primo grado per un omicidio, tra l'altro la Corte aveva escluso che questo omicidio fosse stato un omicidio di criminalità organizzata, aveva escluso la cosiddetta aggravante di cui all'articolo 7 di una legge del 2001, cioè l'aggravante mafiosa. Si sa bene che ogni cittadino italiano è un presunto innocente fino alla condanna definitiva. Certo. Tutti hanno diritto di non morire. I familiari di Crescenzi Stefano, che sono tutti incensurati, avevano il diritto di far curare questo ragazzo da quei medici di cui loro avevano fiducia, mentre Crescenzi Stefano è stato curato, o meglio, hanno cercato di curarlo in una struttura che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha scelto per Crescenzi Stefano. E guardi, se una persona entra in coma e passa una settimana e non esce dal coma, passa un mese e non esce dal coma, 2 mesi e non esce dal coma, ci deve essere qualcuno che si deve rendere conto che non è più possibile curarlo in quella struttura, e quindi occorre far qualcosa. L'ultimo appello disperato, non solo mio ma anche del collega Daniele Fiorino del Foro di Roma, è stato appunto quello: trasferitelo all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dove forse hanno possono applicare delle terapie diverse da quelle che applicavano i medici partenopei, i quali forse hanno cercato di tutto per cercare, per rimediare allo stato di coma, ma il dato di fatto è che lo stato di coma perdurava da 3 mesi. Mi sia consentito anche riferirla un'altra circostanza, che è una circostanza a mio avviso stupefacente. Noi abbiamo fatto ricorso anche al Tribunale del Riesame di Roma. Abbiamo fatto un'udienza nel mese di gennaio. Il Tribunale del Riesame di Roma acquisì dall'ospedale Don Bosco una relazione sullo stato di salute. L'ospedale Don Bosco, con una relazione del mese di gennaio, scrive che Crescenzi Stefano è in imminente pericolo di vita. All'esito di questa acquisizione, i familiari di Crescenzi e anche io personalmente confidavamo in una revoca della misura cautelare, decisione che avrebbe consentito il trasferimento del detenuto in una struttura specializzata. Questa persona era alta 1,88, era arrivata a pesare alcuni mesi fa addirittura poco più di 50 kg, una persona alta quasi 1,90. Il Tribunale del Riesame, nonostante i sanitari di una struttura pubblica, sanitari individuati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anziché revocare la misura,
hanno addirittura rifissato l'udienza per oggi, 25 gennaio, per conferire un incarico ad un perito onde stabilire le condizioni di salute di Crescenzi. E questo è drammatico, è stupefacente, perché è inaccettabile che un uomo dello Stato, un magistrato, non si fida di un medico che è stato individuato dall'autorità giudiziaria, cioè i medici dell'ospedale Don Bosco di Napoli. E da qui ovviamente pare che sia proprio legittima la rabbia dei familiari, certo, del detenuto. Certo, una storia che sicuramente ha suscitato forte impressione nell'opinione pubblica. Ma da questa vicenda, avvocato, che cosa emerge? Cosa ancora non funziona nei tortuosi meandri, possiamo dire, della giustizia nel nostro paese? Cosa c'è da cambiare ancora? Guardi, il sistema giudiziario non si può dire che non funziona, perché ci sono tantissimi magistrati e tantissimi cancellieri dotati di grande capacità e di grande umanità. Purtroppo, come in tutte le categorie, non tutti gli uomini sono uguali, hanno qualità sia giuridiche che morali diverse. Pochi giorni fa si è riunita la Camera Penale di Roma, la quale, venuta a conoscenza di questa triste vicenda, si è dimostrata disponibile a fare una denuncia alla Procura della Repubblica per individuare tutti coloro che sono responsabili in questa vicenda. Non solo, si è dichiarata disponibile ad esporre i fatti al Consiglio Superiore della Magistratura per rappresentare all'organo di autogoverno dei magistrati tutto quello che si è verificato nella vicenda Crescenzi. Bene, staremo a vedere, chiaramente la storia non si chiude qui, credo, insomma, si andrà avanti. Guardi, io non sono abituato ad abbandonare nessuno, tantomeno abbandono chi non è stato tutelato dallo Stato italiano e da chi lo Stato italiano viene rappresentato. Vede, Stefano Crescenzi, se aveva commesso degli errori, li avrebbe pagati, avrebbe saldato il suo conto con lo Stato. Non ha avuto neppure la possibilità di farlo. E questo non è assolutamente giusto. In questa vicenda mi ha sorpreso il comportamento freddo e distaccato delle istituzioni rispetto ad una vicenda che doveva essere invece affrontata e vista con umanità, perché l'umanità dovrebbe guidare ogni azione di un uomo, ma soprattutto dovrebbe guidare l'azione degli uomini che rappresentano lo Stato. Bene, staremo a vedere. Intanto grazie all'avvocato Dario Vannetiello, avvocato penalista, che è stato nostro ospite per questo nostro approfondimento di oggi. Grazie in regia ad Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.